Emanuele Monti è appena stato eletto Presidente della Commissione Sanità, lei ha detto abbiamo davanti molte sfide per affrontare tematiche che riguardano tutti, quali sono le principali? Assolutamente, la prima sfida sarà proprio quella di portare a compimento la riforma della sanità che abbiamo voluto fortemente nella scorsa legislatura e che oggi è nostro compito andare a portare a termine per migliorare la sanità lombarda. D'altro canto l'autonomia che deve portare competenze e risorse che oggi servono al sistema sanitario regionale, tra tutto la sfida del personale. I nostri ospedali hanno bisogno di personale e gli equilibri di bilancio di Roma non ci permettono oggi di dare risposte che dobbiamo dare alla gente. Allora, se la gestione sanitaria lombarda è assolutamente un'eccellenza, non deve pagare i demeriti di uno Stato che invece deve aiutarci a contribuire alla crescita del sistema sanitario lombardo. Ecco, nell'ottica anche più lungimirante di guardare al futuro, visto che si parla di scarsità di medici, no? Certo. Per il futuro, quindi vi state anche preparando? Anche sì, assolutamente. Esattamente, oggi è chiaro a tutti che uno degli elementi è la sfida sul personale. Noi come Regione Lombardia abbiamo cercato nelle borse di studio per le specialità, gli specializzandi che sono un motore importante negli ospedali lombardi, di contribuire economicamente con nostre risorse per avere più borse di studio. Però questo non basta, ci vuole il contributo e l'aiuto dello Stato centrale. Senza di questo è ovvio che il nostro sistema sanitario viene penalizzato. Questo non lo possiamo permettere, perché tutto il lavoro che facciamo per rendere eccellente e per avere tutti gli indicatori giusti, ricordo che siamo una delle poche regioni che paga i fornitori prima della scadenza del termine delle fatture, ecco, non può essere poi portato al ribasso da un sistema che invece non è efficiente come noi.